più efficiente. Un'altra domanda che a te, e poi ti do 3 minuti. Grazie. Per sintetizzare un po' il tuo programma. Grazie. Che l'ha pure presentato. Grazie. Caso della candidatura della signora Esposito. Io chiaramente Caserta c'è, ha preso sempre delle posizioni, mi dico se rispettose, perché io non ho mai messo in discussione l'integrità della signora Esposito, eccetera. Però a volte si dice per questioni di opportunità anche per evitare strumentalizzazioni, no? Certo. E allora dico, forse una cosa, un passo indietro poteva essere utile anche in questo periodo di processo. Però tu hai sempre tenuto, bisogna dire la verità, hai sempre gestito con una certa serenità questa. Ma la gestisco, nonostante... la gestisco con una serenità che è derivante dal fatto della conoscenza personale innanzitutto, del fatto che anche sulla sollecitazione che è giunta da parte tua e di qualche altro organo di stampa, ma principalmente da parte tua, c'è stata una presa di posizione netta della candidata, Esposito, che ha detto: io non posso ovviamente non tener conto dei legami di sangue, ma sono i fratelli si aiutano. Sono distantissima da un mondo che non mi appartiene. Si tratta di una ragazza che la mattina si alza e va a lavorare e che non è mai stata sfiorata da nessuna indagine giudiziaria, eletta tra l'altro nel 2013 per la prima volta, quindi non è una, diciamo, una persona che è stata introdotta in politica. E c'è anche una sfida sua, perché in queste campagne elettorali, diciamo, sarà rivoltata come un calzino. Assolutamente. Quindi, ma di fatto, oltretutto non mi risulta, e credo di non sbagliare, che vi sia stato nessun interessamento della magistratura in riferimento alla presenza della consigliera Esposito all'interno dell'amministrazione. Il mio è stato sempre un ragionamento politico. Io ho anche riflettuto sull'opportunità di chiedere ad Esposito un passo indietro, però onestamente mi sarebbe apparso anche come un'ammissione di una responsabilità oggettiva che credo che per dei liberali come noi, se mi permetti di associarti a questo, sarebbe stato sinonimo di una condanna preventiva. Io lo scrivo spesso, lo devo derogare qualche volta dalla matrice liberale, perché me lo impone la complessità di questa terra. Sicuramente. E allora chiaramente sicuramente. E soffro particolarmente quando devo svoltare su posizioni giacobine o più giustizialiste. Ma io condivido. Sapessi quanto. Io ti dico che per quello che mi riguarda io sarò inflessibile rispetto alla tenuta della legalità nell'ente, con una differenza anche rispetto a quelli che mi hanno preceduto. Se noi valutassimo le dichiarazioni di principio, quelli di prima erano dei campioni, però io sono sempre stato convinto. Basti pensare al caso recentissimo di Sici Industria. In Sicilia c'era un signore che faceva la lotta alla mafia tutti i giorni e oggi sta in galera perché era colluso con la mafia. Ma poi io una cosa voglio dire. Io credo che la lotta... Tu caratterialmente c'è un grande amor proprio, no? No. Così, noi siamo un po' c'è l'idea di poter essere sfiorati da un sospetto, da un'idea, ci dà fastidio a... Esatto, non lo leggi la differenza di tanti altri e induce ad avere un atteggiamento di grande rigidità. Non lo leggi psicologicamente, esatto. Quindi la differenza, questo può essere di grande rigidità.